evitare di far perdere, credo, del tempo prezioso a chi, e lei è uno di questi tutori della giustizia, avrà sicuramente cose più importanti e difficili da discutere di questa. Se può servire, io a verbale di questo consiglio comunale le dico: mi dispiace di aver utilizzato questa espressione, ma faceva parte, diciamo, di un gergo di dialettica politica. Peraltro, suggerisco anche un altro elemento di riflessione. Io ho avuto modo via via di leggere alcuni dei post che lei fa su Facebook, in particolar modo relativi alla gestione dei profughi sul nostro territorio, dove lascia intendere che questa amministrazione abbia un qualche interesse economico, diciamo, alla gestione. Ecco, farei attenzione perché quel tipo di affermazioni credo siano, come dire, ugualmente passibili di portarci in tribunali e arrivare parecchio lontani. Siccome io credo che invece entrambi abbiamo molta passione a fare politica, ognuno con le proprie idee, ognuno con il proprio, come dire, modo anche di guardare alla nostra città, consiglierei a tutti di stare a questo agone, e a questo livello della discussione. Venendo all'interrogazione, c'è nella sua prima affermazione un errore, perché il gioco a cui fa riferimento non aveva avuto nessun cedimento, era perfettamente intonso. Le assicuro, per esperienza provata direttamente con Gioia, che un bambino che monta sopra a un gioco ha una capacità infinita e straordinaria di trovare metodi poco consoni all'utilizzo del gioco, perché sono bambini, diciamo, e fanno questo. Nello specifico, il bambino che cosa ha fatto? Ha infilato il piedino tra una stecca e un'altra, quando normalmente è concepita come camminamento, no? Quindi lo spazio c'è, ma non è che c'è perché è frutto di una rottura, perché sono stecche di legno una accanto all'altra. C'è uno spazio, e se il bambino inavvertitamente, utilizzando in modo, diciamo, non appropriato, ma è un bambino e mica gli si può dire che ha utilizzato in modo non appropriato il gioco, mette il piedino tra uno spazio e l'altro, in questo caso, diciamo, la sfortuna ha voluto che rimanesse incastrato. Però questo lo dico per onore di cronaca. Ecco, la Polizia Municipale è intervenuta immediatamente quando si è verificato questo fatto, ha constatato che lo stato di manutenzione del gioco non era pericoloso, anche perché laddove ci sono questo tipo di segnalazioni, ahimè, dico io, visto che non riusciamo a fare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che sarebbero necessarie, provvediamo a rimuovere il gioco nel momento in cui risulti essere non più conforme alla sicurezza. Quindi in questo caso non si è trattato di mancanza di sicurezza, ma di utilizzo improprio dell'attrezzatura. Poi, siccome sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la gamba che si era incastrata, hanno inevitabilmente rimosso le stecche, perché sennò a quel punto non c'era altra soluzione. Il gioco era stato momentaneamente lasciato nella sua posizione, e poi dopo qualche giorno è stato completamente rimosso. Andiamo avanti. Questa amministrazione non è che non ha mai provveduto a fare manutenzione ordinaria e straordinaria sull'enorme patrimonio di attrezzatura ludica che abbiamo nei nostri parchi, ma confesso con grandissima onestà che non è mai sufficiente. Allora io ti dico, nel 2015 noi abbiamo fatto manutenzione straordinaria su tre castelli, quello di Piazza Toscanini, quello di Viale delle Olimpiadi e quello del Parco di Ponzano. Sempre nel 2015 abbiamo fatto manutenzione straordinaria sui giochi di Piazza Matteotti, sostituzione degli steli alle panchine, sistemazione dell'altalena, rimozione e smaltimento dei giochi, messa in sicurezza e sostituzione di componenti, giochi modulari, manutenzione dei giochi a molla, su quelli del Verde di Pozzale, e non ti leggo l'elenco perché diventa lungo, su quelli del Verde di Via Padre Prestini, su quelli del Verde di Via Berni, su quelli del Verde di Via Jacopo della Quercia, su quelli del Parco di Via Valtellina, su quelli
del Parco di Via Facinotti, su quelli del Verde di Via del Giardino. Quindi la domanda è: quante aree a verde ha la nostra città e in ognuna di quelle aree a verde quanti giochi ci sono? Questo è un argomento che credo, come dire, impegni la nostra discussione. Per quel che riguarda l'utilizzo delle risorse che abbiamo messo a bilancio e che sono quelle che hanno scatenato anche il dibattito, diciamo, colorito, quelle risorse noi abbiamo intenzione di utilizzarle sia per l'acquisto di attrezzature ludiche che serviranno nelle nostre scuole, sia per l'acquisto di attrezzature ludiche che verranno collocate invece nei parchi pubblici. Parco di Case Nuove, via Medaglie d'Oro della Resistenza, il verde di Villanova, il verde di Pontorme, il verde di via Gobetti a Ponta Elsa, il parco di via Bonistallo, il parco via 11 Febbraio, il parco della Rimembranza, tutti sappiamo quanto ce n'è di bisogno. E gli importi sono esattamente quelli che abbiamo visto nella manovra di bilancio, quindi 300.000 euro in totale, di cui circa la metà destinata alle attrezzature ludiche nei parchi pubblici e l'altra metà alle attrezzature ludiche nelle scuole. Aggiungo altri due elementi di riflessione: uno, che stiamo facendo di valutazione sulla collocazione di un'area con giochi inclusivi, che era uno degli argomenti oggetto di discussione di questo Consiglio Comunale. Abbiamo già una stima del costo della realizzazione di quest'area, si aggira sui 70.000 euro e sarebbero extra quei 300 che abbiamo votato in manovra in Consiglio Comunale, anche perché capite bene che se no si esauriscono in gran parte solo nell'allestimento di quest'area gioco. Vi dico molto sinceramente che ci stiamo interrogando su quale sia il luogo più adeguato dove andare a inserire questo tipo di dotazioni. E non ho nessun problema, diciamo, a socializzare la discussione che poi in giunta si è fatta svariate volte, perché è argomento di interesse di tutti e se viene da parte vostra, come dire, un contributo alla riflessione è assolutamente ben accetto, perché è un investimento importante. Per la prima volta si doterebbe, diciamo, un'area pubblica di attrezzature ludiche realmente accessibili a tutte. Sarebbe estremamente credo sgradevole per tutti se queste attrezzature poi venissero sciupate e vandalizzate nel giro di poco tempo. Allora ci sono due filoni di discussione: uno che dice proviamo a realizzare un'attrezzatura che ha queste caratteristiche nel parco di Serravalle, perché è il parco urbano più grande della città, perché è quello su cui si riversano anche i numeri, diciamo, più grandi in termini proprio di utilizzo, però è anche uno dei punti indubbiamente più a rischio, no? Poi di vandalizzazione. Un'altra scuola di pensiero, qui ve li riporto così anche voi mi direte che cosa potreste indicare, dice scegliamo un'area che possa essere Piazza Matteotti, per dirne una, piuttosto che un altro giardino di dimensioni più contenute, più vicino anche alle abitazioni, che in qualche maniera sia protezione. Però quindi questo è un punto della discussione. Così come, e finisco su questo argomento, è assoluto interesse per questa giunta e per questa amministrazione il tema più generale della manutenzione del verde, perché poi i parchi sono non solo le attrezzature ludiche ma la manutenzione del verde. Credo che sia cosa nota a questo Consiglio Comunale che questa amministrazione si è trovata a dover riaffidare il servizio per un altro anno alla ditta che l'aveva vinto precedentemente, ed è la ditta Albiati, è quella che sta tutt'oggi gestendo la manutenzione del verde pubblico. Sono quotidiane e costanti le azioni, diciamo così, le relazioni tra
la ditta, il nostro ufficio manutenzioni e l'assessore Barzottini stesso, che stasera non era in consiglio, altrimenti ve l'avrebbe potuto raccontare anche meglio di me, di pressione, indicazione, richiesta di rispetto del contratto e quant'altro, si fa fatica. Io non è che voglio raccontare una cosa per un'altra, si fa fatica, perché la nostra è una città che ha un patrimonio pubblico di area verde sicuramente molto sovrastimato anche rispetto, diciamo, a città a noi simili, e la considero una gran cosa, una bella cosa, ma evidentemente con le modalità di gestione attuali e anche abbastanza obbligate, quindi con appalti di servizi all'esterno, questo grande patrimonio non è facile da mantenere in ordine e curato come meriterebbe. Quindi, consigliere Poggianti, io la ringrazio per l'interrogazione di stimolo e di controllo. La materia è di grande rilievo e di grande interesse per noi tutti. Credo che sia da parte sua abbastanza facile evidenziare come non c'è un disinteresse, c'è una fatica che è quella quotidiana che un'amministrazione comunale, non credo la mia, insomma, ma qualunque amministrazione comunale fa, a misurarsi poi con una serie di atteggiamenti che il privato mette in atto nei confronti del bene pubblico. Ne abbiamo discusso prima per ragioni diverse, ma insomma, poi in parte l'argomento è quello, e l'adesione che si ha nel rispetto al bene pubblico è sempre più bassa. Io a coloro che poi vengono al ricevimento dal sindaco e che mi suggeriscono di mettere una telecamera più o meno in ogni zona della città, rispondo che, a parte, come dire, l'impegno economico che non è supportabile dal bilancio di comune, perché, ma poi in fin dei conti quante telecamere si deve mettere noi a giro per Empoli per controllare ogni singolo pezzo? Cioè, bisogna cominciare a interrogarsi. Io ora non voglio fare un pippone moralista, ma insomma, si investe nelle scuole, la scuola senza zaino che parla di responsabilità, di cooperazione. Io sarò un po' sognatrice, ma penso e spero che si debba lavorare tutti assieme per provare a crescere una popolazione che, quando utilizza un bene pubblico, si ricorda che quel bene pubblico l'ha pagato anche lui, quindi non è che fa un dispetto al sindaco o al consigliere comunale se lo vandalizza, insomma, fa un dispetto prima di tutto a se stesso. Però questo mi sembra un concetto che fa molta fatica poi a passare. Quindi noi ci assumiamo le nostre responsabilità, non arretreremo e, se possibile, aumenteremo l'investimento, la cura e l'attenzione. Però ecco, diamoci una mano tra tutti, perché non c'è fine a questo percorso. Grazie sindaco Poggianti. Un risultato positivo questa interrogazione discussa l'ha ottenuto, cioè aumentare il confronto fra le forze politiche rappresentate in quest'Aula per lo sviluppo di un'attenzione sempre maggiore sulle necessità che provengono da questo grande patrimonio a verde che ha Empoli. Naturalmente il sindaco Barnini riferiva di questo episodio, come anch'io riferivo nell'interrogazione dell'incidente del 10 giugno scorso, ma al di là dell'evento mi veniva riferito una dinamica differente, cioè che in realtà è vero che il bambino con il piede si incastrava tra le due steccate, ma era perché il legno tendeva a cedere. Questo è quanto mi era stato riferito. Però, al di là della dinamica dei fatti, il presupposto dal quale poi prende le mosse l'interrogazione è proprio quello di sviluppare un dialogo con la Giunta al fine di conoscere, poi in parte la risposta è stata esaustiva, le tempistiche e le attività concrete che poi saranno realizzate per mettere mano a questo enorme, notevole, ma allo stesso tempo apprezzabile patrimonio pubblico verde che Empoli possiede. Detto questo, naturalmente rilevo come gli interventi citati dal sindaco, quasi a mo' di
manifestazione della conoscenza dell'argomento, di una certa elencazione di vie e di parchi a verde, in realtà sia, detto dal sindaco stesso, non sia esaustivo, però non dà atto almeno di alcune situazioni che hanno visto nuovamente atti vandalici o comunque un deterioramento ulteriore. Quindi dico, riprendendo l'elencazione del sindaco Barnini, dico come in via Piovola, comunque zona Villanova, zona Pontorme, via 11 Febbraio, via Gubetti, tutte realtà che mi sono già state segnalate, senza poi entrare nel tema di Parco della Rimembranza, che è tema poi di una sua interrogazione successiva, esatto. Tutti questi parchi che lei ha citato essere stato oggetto di interventi nel 2015 avrebbero nuovamente nel 2017 necessità di una generosa manutenzione dell'esistente, perché in realtà siamo nelle stesse condizioni di prima. E al di là di questi dati io ho rilevato però alcuni casi specifici a titolo esemplificativo ma non esaustivo nell'interrogazione, cioè relativi al parco di Ponzano, dove a causa dell'ampliamento del campo giochi di del campo sportivo di Ponzano è distrutta l'ingresso da via Enea Galletti al parco, quindi ora è incidentato il percorso per accedere al parco, come tanto al parco di Serravalle quanto al parco di Ponzano, ma anche al parco di Pontorme, i percorsi vita, sindaco, siano stati totalmente distrutti. Cioè non esiste più un percorso vita che rendeva anche Empoli oggetto di, non dico turismo sportivo, ma comunque rispetto alle zone limitrofe aveva dei percorsi vita invidiabili, al punto che almeno dalle zone limitrofe tipo Montespertolo o altre venivano nelle nostre zone per allenarsi. Nei fatti, ripeto, Ponzano, Serravalle e Pontorme, dove questi percorsi vita esistevano, attualmente sono ridotti a dei monchini, questi legni o comunque questi strumenti per fare degli allenamenti. Questo lo prenda naturalmente, sindaco, come un'interrogazione che va ad aggiungersi all'opera che la Giunta sta mettendo in campo di risoluzione di un problema che a fatica, su ammissione della Giunta stessa, sta prendendo a cuore e ad ha caldamente a cuore. Prenda questa interrogazione il sindaco come uno strumento, come ha detto, di confronto e naturalmente di arricchimento di un determinato argomento, il quale è non soltanto sotto gli occhi vigili della Giunta, ma sotto gli occhi vigili di tutti i consiglieri comunali. E il dibattito, che reputo non essere assolutamente contraddittorio, poiché lei sa meglio di me, sindaco, che la delibera famosa contestata riguardava ben 26 opere pubbliche, se non erro, dove la riqualificazione dei parchi pubblici era una sola voce, che, e pertanto non poteva che essere il mio voto contrario, l'interrogazione in realtà, a causa della prevalenza delle altre opere sul quale mi trovavo naturalmente in disaccordo, non toglie che l'interrogazione non cada in contraddizione, ma anzi, come l'ho detto, sfrutti un dato di spunto e di riflessione, e questa vuole rimanere ed essere anche agli atti. Proprio perché mi sono trovato a parlare di questo evento increscioso a cui mi sono sentito personalmente coinvolto, le chiedo un minuto, Presidente, se me lo può concedere. Mi sono trovato personalmente e moralmente costretto a sporgere querela, e quindi metto agli atti quanto avvenuto. Perché questo? Perché sa bene il sindaco, perché ho consegnato al sindaco via mail, per PEC e a mano, una richiesta di scuse formali la sera stessa del 20 giugno 2017, chiedendo entro 10 giorni delle scuse formali. Le scuse entro il 30 giugno non sono arrivate, decorsi ulteriori 15 giorni mi sono trovato costretto, perché la parola ormai l'avevo data, a presentare querele, quindi a rivolgermi alle vie legali. Detto questo, io apprezzo la buona volontà, perché naturalmente la querela è uno strumento negativo in politica, è un'estrema ratio da utilizzare, e pertanto la ritengo tale, e quindi accetto la buona volontà del sindaco, le scuse del sindaco, anche se condizionate, e poi dirò il perché, e pertanto annuncio e metto al verbale che appena potrò, purtroppo se non tra qualche giorno, recherò alla stazione dei carabinieri per il ritiro della querela, perché naturalmente la querela aveva la unica funzione, come nella fase preventiva e nella fase successiva, di ottenere delle scuse formali, perché i ruoli istituzionali impongono a ciascuno di noi il rispetto e l'utilizzo di alcuni termini congrui.
Detto questo, ripeto, sulla condizione detta dal sindaco stesso. Le mie diritto di critica, che non sconfina mai in un'offesa, perché ad offesa non è tale, non allude e non può essere oggetto di una controquerela o di una minaccia sottaciuta di un'altra querela. Perché, ripeto, la mia visione sui migranti prende le mosse, finisco subito Presidente, ho capito, però l'allusione ai 113.500 euro che il Comune ha percepito in base alla presenza dei migranti sul nostro territorio, in base alla presenza dei migranti sul nostro territorio, fa sì che abbia fatto una valutazione, ma questa anche in Consiglio Comunale, sul fatto che il Comune di Empoli dovrebbe avere meno profughi, perché tale poi è il numero elevato e verrà discusso in una successiva mozione. Bene. Però ripeto, non è, accetto le scuse, naturalmente mi recherò al ritiro della querela, ringrazio il sindaco per la precisazione sui parchi pubblici e naturalmente, ripeto, non vedo gli estremi penali per una controquerela. Grazie. Bene, allora il consigliere Borgherini aveva problemi sul mantenimento, quindi direi a questo punto, proprio perché è anche importante che il consigliere Borgherini come presidente della prima commissione sia presente alla conferenza, sospendo, sono le 8:10, sospendo la seduta e convoco la conferenza per discutere quanto aveva preannunciato nella comunicazione del sindaco. Una domanda così per l'organizzazione, capigruppo, si continua il consiglio e poi pausa cena o si fa tutto attaccato? Senti, sono le 8:10, si può dato una capigruppo e cena a questi punti e si riprende, però siccome ci rimane la quasi totalità degli argomenti, si riprende con una puntualità estrema almeno alle 9. E ci si fa 9:15. Tanto vi conosco per cui. Bene.